Quindi, dove vogliamo arrivare a questo punto? A questo punto qualche domanda? Ora abbiamo dissertato finora su quello che è il cosiddetto tiro istintivo, che abbiamo detto che l'istintivo non c'è assolutamente nulla. C'è però una condizione molto interessante, che è quella di mettere in gioco il proprio essere, il proprio controllo muscolare, la propria visione tridimensionale del paesaggio e colpire il bersaglio. Ebbene, se questo è l'approccio del tiro istintivo, e dimmi se ho detto male, quindi il tiro istintivo è quel tiro nel quale io devo approcciarmi al territorio, allo scenario che ho di fronte, in modo del tutto inconscio, in modo tale che il tiro scaturisca da quello che vedo tridimensionalmente. Quindi io ho una visione, io devo solo avere un controllo muscolare adeguato, una postura ripetibile, un allineamento ripetibile, perché se io tutte le volte metto in moto muscoli diversi, ebbene, è pescare la tombola tutte le volte, no? Quindi io devo prima di tutto avere sempre la stessa postura, sempre lo stesso controllo muscolare, sempre gli allineamenti delle forze in gioco. Abbiamo delle forze di spinta e di trazione, e queste due spinte devono essere sempre identiche, perché se non sono identiche innesco un'altra variabile. Posso controllare anche questa variabile, è vero, la posso controllare, perché se io controllo bene l'esterno, se io ho una visione di cosa sta succedendo, dei bersagli, dei tiri, del contesto, il mio cervello può anche mettere in sistemare le forze in modo tale che comunque il tiro vada a segno. Sì, teoricamente sì, che diamine. Ma di variabili ne saltano fuori tanto a questo punto. Cioè io, se c'ho quell'unico tiro, perché torniamo alla caccia, se c'ho quell'unico tiro, ma mia, sono sto dietro. A parte la dieta, c'ho quell'unico tiro e mi sono allenato bene, e quel tiro io lo metto a segno se mi sono allenato bene. Ma come mi sono allenato bene? Facendo sempre le stesse cose, facendo sempre spinte e trazione identiche, allineamenti sul piano verticale ben fatto, postura sempre la stessa, e devo diminuirle le variabili, devo diminuirle il più possibile. Allora scaturisce un tiro istintivo fenomenale, anche con soggetti in movimento, certo, anche con soggetti in movimento. Ebbene, la stessa cosa che ho appena descritto succede con tutti gli archi, con tutti, anche il più tecnologico, ma oserei dire anche col fucile di precisione, anche con le armi da fuoco. Perché questo? Perché se è vero come è vero che la mira non è un carattere fondamentale del tiro con l'arco, non si mira con gli occhi, non si collima, non serve, non è importante. La mira, nel compound come nell'arco olimpico, come in tutti gli archi, istintivi compresi, la mira accade, succede. Facciamo una serie di attività tecniche, corporali, muscolari, inconsce, tutte inconsce,
nelle quali alla fine, un attimo prima di stoccare la freccia, avviene la mira. Ma la mira avviene da sola. E se non lo facciamo? E se invece vogliamo mirare? Se invece vogliamo mirare, siamo rovinati. Perché non riusciremo mai a collimare. Nessuno può farlo. Lo può fare una macchina, lo può fare una morsa, lo può fare la macchina tira frecce, dove possiamo provare i materiali, ma l'uomo non può collimare, è impossibile, non lo può fare, a tutti i livelli, il tiro istintivo avrà una